Buonasera, siamo sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme, uno dei luoghi simbolo delle tre religioni. Di fronte a me la cupola della roccia, accanto alla moschea di Al-Aqsa, dietro il muro del pianto, quanto rimane dell'antico tempio di Re Salomone, qui invece il Monte degli Ulivi. Gerusalemme è una città sacra per tre religioni, perché qui, secondo gli ebrei, sorgeva il tempio di Re Salomone ed era la capitale del regno di Israele, il tempio di Re Salomone distrutto nella guerra del 69-70 d.C. dai legionari romani che conquistarono Gerusalemme alla guida del futuro imperatore Tito, e invece per i cristiani luogo sacro perché luogo della passione di Gesù Cristo, per i musulmani invece luogo da cui partì la cavalcata verso il cielo del profeta Muhammad. Luogo sacro per tre religioni, per l'Islam terzo luogo sacro, mentre per l'ebraismo e per il cristianesimo indubbiamente il primo, luogo sacro di tre religioni, e come sempre la cosa si interseca con la politica e con l'economia, portando quindi ai conflitti che qui si sono succeduti, appunto dalla conquista romana fino allo scontro tra l'impero bizantino e quello persiano, in seguito alla conquista islamica, seguita poi dalle crociate, fino ad arrivare nel 900, dopo la prima guerra mondiale e la conquista inglese, al conflitto arabo-israeliano che si è declinato in diverse guerre e che ancora oggi è combattuto tra il tentativo colonialista di Israele, la resistenza della popolazione palestinese per non farsi cancellare dal tessuto di questa città che invece Israele pretenderebbe completamente ebraica.